sicurezza dei lavoratori non riesce a coprire, ma anche a un assetto di tutela del lavoro che evidentemente è ancora fermo a un impianto legato al lavoro dipendente, o comunque a un impianto che non tiene conto della frammentazione del lavoro così come la modernità ha prodotto. Ci stiamo cercando di avvicinare con il tema del reddito di cittadinanza, perché è evidente che tante delle professioni che soprattutto nel lavoro della conoscenza sono professioni che hanno un approccio intermittente con il lavoro, e quindi dobbiamo capire come su altri modelli che hanno a che fare con le esperienze nordiche, coprire la necessità di copertura di reddito per persone che accedono, che escono ed entrano attraverso contratti atipici, partite IVA dal mercato del lavoro. Evidentemente però è una, come dire, misura che coglie soltanto una parte del problema e il rischio che vada a coprire soltanto quelle forme di lavoro che hanno un'uscita in qualche modo rintracciabile dagli uffici di collocamento. E quindi noi dobbiamo invece andare a leggere la miriade di professioni, di professionalità impiegate che invece non hanno un lavoro di un approccio contrattuale così come è previsto e intercettato dagli uffici di collocamento, ma che hanno evidentemente altre nature, insomma, di liberi professionisti, di imprenditoria individuale. È evidente che noi dobbiamo mettere in campo, però io penso in termini partecipati con i soggetti interessati, un percorso che faccia un po' in qualche modo una mappatura anche dei percorsi professionali di entrata ed uscita dal reddito dall'accesso al reddito, che faccia una mappatura delle necessità anche di relazione con la genitorialità, con la famiglia, con lo spazio fisico. Io penso che il sociale e il sanitario debbano necessariamente incrociare i percorsi di vita e di lavoro di persone che hanno un rapporto con la vita e col lavoro che non necessariamente è quello che abbiamo conosciuto nel Novecento. Per cui penso che da parte delle istituzioni si debbano necessariamente mettere in campo delle azioni di riconoscimento di soggettività, di percorsi di vita e di lavoro, di conoscenza degli spazi, della filiera della vita e del lavoro di professionisti che in qualche modo sono difficilmente rintracciabili dal sistema sociale e sanitario, e spesso vengono letti come imprenditori, come piccoli imprenditori, quindi è difficile anche per il nostro sistema di assistenza in qualche modo riconoscerne oggettivamente e formalmente i diritti di accesso alle prestazioni sociali e sanitarie. Eppure sappiamo che invece c'è una grande necessità di copertura da parte del welfare nei confronti di figure come le vostre. Accanto a questo, io penso che insomma anche il sindacato dovrebbe fare un grosso lavoro di sforzo, di tensione verso queste esperienze. Io mi misuro soprattutto col tema delle opportunità di gestione dei luoghi in cui esprimere al massimo la soggettività e la creatività di professionisti che in qualche modo hanno difficoltà anche di accesso agli spazi fisici, perché lo spazio pubblico e non lo spazio privato? Lo spazio pubblico perché evidentemente è una ricchezza che mettete a disposizione della città, una ricchezza che nel momento in cui crea relazioni e sinergie mettendovi in rete arricchisce anche la città in termini di opportunità lavorative, di offerta di culturale, produttiva, creativa, e quindi penso che sia di competenza del pubblico favorire la rete. Io insisto molto sul favorire la rete, creare luoghi di aggregazione, confronto e di coprogettazione nel rispetto dell'autonomia, perché è evidente che c'è un tema che ha a che fare con anche la relazione con mondi di rappresentanza datoriale che sono molto attenti
a mettersi in relazione in termini spesso strumentali con soggettività che invece rivendicano autonomia. So che sono parole forti, però io penso che noi dobbiamo trovare un equilibrio molto, come dire, limpido tra progetti come il vostro dentro una relazione con le rappresentanze di categoria e invece progetti e occasioni di cooperazione che sviluppino anche nuova rappresentanza da parte di voi stessi, insomma. Per cui a disposizione, io ho scritto una delibera che in qualche modo intercetta una delle richieste che voi avete messo in campo, ovviamente è modificabile ed è ricettiva rispetto a suggerimenti e a proposte, però intercetta sicuramente la necessità delle occasioni di aggregazione, di coordinamento e di coprogettazione dentro i luoghi del pubblico, perché in una città come Roma si tende a utilizzare gli spazi abbandonati per finalità speculative che hanno a che fare con la rendita, che hanno a che fare con una visione antica del rapporto con i beni materiali, perché c'è un atteggiamento molto pericoloso e tra l'altro non produttivo da parte dei signori del mattone o da parte delle grandi catene commerciali. Perché non è produttivo? Perché insomma, si continua a costruire nei luoghi abbandonati case private quando c'è un mercato in sofferenza, quindi bisognerebbe, o lo stesso per quanto riguarda il settore del commercio, noi dovremmo fare una grossa operazione invece di riutilizzo pubblico dentro progetti, anche valorizzando progetti come il vostro, anche ad esempio in luoghi che non so se avete visto, insomma, basta vedere cosa sono diventati i mercati, alcuni mercati tipo quello che sta a Centocelle o da altri mercati, d'altro progettati dall'alto. Ci sono centinaia e centinaia di project financing che hanno prodotto spettri commerciali all'interno di quartieri con serrande vuote di fatto, insomma, e sono secondo me luoghi invece in cui bisognerebbe lavorare per il recupero in termini creativi di opportunità di lavoro, di offerta culturale, di spazi sociali, di spazi artigianali per chi ha invece la necessità di avere luoghi di produzione, di ricerca che evidentemente non potrebbe raggiungere in autonomia. E questo perché penso che c'è anche da una parte, e vado a chiudere, un approccio antico al profitto. Cioè, si pensa che creando nuovi alloggi si possano tentare operazioni speculative in finanza, ma non gli funziona neanche più questa roba, mi sembra, insomma, a questi signori. Oppure tentando di vendere l'invendibile. E dall'altro, appunto, penso che ci sia invece una pericolosa tentazione a mettere sul mercato più pezzi di patrimonio pubblico possibile, perché evidentemente c'è anche una controffensiva da parte del pubblico che sta cercando di recuperare spazi. Questo è un municipio che lo fa con molta attenzione, altri municipi hanno addirittura requisito alcuni spazi, quindi stiamo di fronte a un braccio di ferro tra un pubblico che vuole rigenerare ricchezza, possibilità occupazionale e di ricerca, e invece una visione del pubblico che vuole tentare la strada della speculazione. Io penso che il nuovo percorso lo possiamo intraprendere insieme, ovviamente come dire, l'autonomia delle istituzioni è sempre una tentazione pericolosa per la politica, dobbiamo farlo veramente insieme, perché molti di noi hanno necessità di individuare percorsi per attuare percorsi come i vostri. Penso che uno spazio come questo non sarebbe mai nato se non ci fosse stata la relazione tra le istituzioni locali e un mondo che ha detto guarda che c'è anche questa possibilità di riutilizzare il pubblico. Quindi un percorso che va fatto insieme, e questa è ovviamente anche una proposta di cui forse non avete che non avete bisogno di ricevere per quanto riguarda le figure, le possibilità future di creazione di coworking
a Roma e nel Lazio, nel senso che abbiamo bisogno di voi per la mappatura, abbiamo bisogno di voi per la progettazione di spazi, abbiamo bisogno di voi per ridisegnare il welfare. La sensibilità, l'attenzione politica c'è, l'intuito che c'è tanta occupazione, reddito e ricchezza da creare intorno alla vostra, però c'è bisogno di un cammino insieme. Grazie. Sì, diciamo che è molto di moda sparare sulla politica, diciamo, però questa situazione credo non sia ascrivibile solo ai difetti della politica, perché se c'è questa situazione è anche perché, diciamo, da parte del nostro mondo c'è stata un'incapacità di avere un tipo di rappresentanza che non sia una rappresentanza esclusivamente corporativa, settoriale, che rivendica solo privilegi sul modello, diciamo, ordinistico. Ricordiamo che la rappresentanza delle professioni in Italia è nata sotto il fascismo, con il riconoscimento professionale e l'istituzione degli ordini degli ingegneri, degli architetti e via dicendo, diciamo. E purtroppo ha mantenuto quel tipo di impianto, cioè è tutt'oggi, anche ora che è stata varata la legge sul riconoscimento delle professioni non regolamentate, un po' la tentazione è sempre di fare tanti mini ordini per le cosiddette professioni non regolamentate, che parliamo di 250 tipi di professioni. Ora, anche in questo noi dovremmo fare un passo in avanti verso appunto una rappresentanza che sia sul modello delle freelance union americane, dove non vengono rappresentate le singole professioni, ma vengono rappresentate una condizione lavorativa, che in questo caso è una condizione di autonomia, di indipendenza e per molti versi anche di precarietà. Quindi devono fare uno sforzo le istituzioni, e sembra che ce lo stiano dicendo, che stanno preparando un terreno. Da parte nostra stessa cosa, insomma. Abbiamo anche qui, credo, la rappresentante di ACTA, e mi fa molto piacere perché sono stati i primi, diciamo, con Sergio Bologna e con l'associazione dei consulenti del terziario avanzato, di cominciare a ragionare in termini di superamento, diciamo, delle divisioni tra categorie. Ora vorremmo parlare con Andrea Catarci, che è il presidente dell'undicesimo municipio e che, diciamo, è stato in qualche modo colui che ha messo questo spazio a disposizione, cioè non si sono fatte chiacchiere ma si è subito proceduto all'assegnazione dello spazio, cosa che non è una cosa molto diciamo lineare, cioè prevede, insomma, tutta una serie di passaggi burocratici, di passaggi politici, però sicuramente diciamo c'è appunto un'idea dietro questa assegnazione, che è sicuramente un'idea di cittadinanza, no? Che non è una cittadinanza identitaria o positiva, ma una cittadinanza aperta alle contaminazioni. Nel momento in cui gran parte, diciamo, è nata un'idea, diciamo, di far cassa col patrimonio pubblico, voi state facendo esattamente il contrario. No, non stiamo facendo cassa, stiamo facendo una cassa diversa, non è una cassa con i soldi, è una cassa con competenze, con un altro tipo di ricchezza che si porta nel territorio. E questo luogo, partiamo da qua, visto che siamo qua dentro, è stato dal 2006 fino allo scorso anno l'urban center di questo municipio, la casa del municipio, cioè il luogo della partecipazione alle trasformazioni urbanistiche, una cosa che è anche prevista in 2 o 3 delibere comunali di qualche anno fa, un luogo di cui si sarebbe dovuto dotare ogni municipio di Roma e di cui Roma si sarebbe dovuta dotare di una casa della città a Piazza dei 500, c'era anche la localizzazione, e che penso questa sia rimasta l'unica esperienza in campo dal 2006. Lo scorso anno la nostra idea di Urban Center è stata sommersa dalle difficoltà dell'associazione con cui avevamo stabilito una partnership su quest'idea, e parlando tanto con la provincia di Roma quanto con Enrico e col gruppo di IAP e del coworking, è nata l'idea di un investimento di natura diversa ma con una logica pressoché simile a quella dell'Urban Center, quella appunto di attrarre energie e risorse intellettuali per
ragionare su un altro aspetto del territorio. Non si parte dall'approccio socio-urbanistico con cui avevamo costituito l'Urban Center, si parte dalle tipologie, dalle nuove forme del lavoro, ma insomma l'approccio è quello, partendo da un'altra visuale va a costruire e costituire ipotesi di lavoro, di arricchimento, di rilettura, di analisi e quindi di intervento, perché senza analisi non si possono fare interventi ragionevoli, rispetto al territorio, in questo caso rispetto a una composizione sociale. Lo si diceva in tanti modi, lo si è detto e scritto in questi anni in tanti modi, no? C'è qualche milione di persone ormai, che da anni, anzi non da adesso, che lavora con forme e tipologie che non sono più quelle novecentesche, che sfugge a tutti, meno che ai soggetti in carne e ossa, che milioni appunto poi danno vita a quelle come ipotesi di vita, oltre che di lavoro, che sfugge ai sindacati, che sfugge alle istituzioni, che sfugge ai partiti politici, che sfugge anche alle associazioni che tentano di rappresentarle, no? Al di là di alcuni virtuosi tentativi, ACTA è stato ricordato, qualche altra cosa che c'è in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, insomma un po' in giro per il mondo, questa composizione continua ad essere una composizione che si autorappresenta nei suoi singoli, non si autorappresenta collettivamente, non si legge come soggetto collettivo, no? Come è stato per altre figure, no? La figura operaia negli anni passati su tutte, ma insomma per tante altre figure sociali e lavorative. Questa figura sociale però dentro le nostre metropoli in particolare, dentro Roma in particolare, ha una caratterizzazione vivace. Dentro Roma le cosiddette figure atipiche del lavoro sono tendenzialmente figure atipiche che si muovono in gran parte dentro gli ambiti dei nuovi lavori creativi, che si muovono dentro gli ambiti della formazione, della ricerca, dentro i meandri degli spazi lasciati liberi dalle tante università pubbliche e private o dentro i rapporti con un mondo imprenditoriale di natura piccola e piccolissima che non ci investe strategicamente, ma che gli lascia magari le briciole per la sopravvivenza. Questo tipo di mondo deve diventare per forza una ricchezza, cioè non è che non ci vuole un ragionamento politico per arrivare a capire che questa composizione ha tantissime potenzialità, ha tantissima forza implicita, al di là del fatto che ancora non si esprime, e ha forza d'impatto sia rispetto al resto del mondo sociale, sia rispetto ai territori. E qui è la scommessa co-working dentro questo luogo qui a Garbatella, che questo luogo possa diventare intanto attrattore, perché anche in questo municipio, anche in questo territorio ce ne stanno tante di energie, no? E quando il primo elemento di valutazione che alla fine dell'anno faremo insieme rispetto a come è andata questa esperienza è anche quanto soggetti locali abbiano attraversato questo territorio, locali e poi cittadini evidentemente, ma il fatto che sia qui dovrebbe essere un elemento di privilegio, no, per una serie ampia di professionalità che vagano dentro questi spazi e che possono trovare qua dentro un punto di riferimento. E poi, oltre che essere attrattore, catalizzatore appunto di professionalità e di forza, quanto riesce a metterla, questa forza, a disposizione di un ragionamento e di un intervento pubblico. Lo abbiamo provato a mettere dentro una convenzione, non so quanto ci siamo riusciti, perché poi i fogli di carta lasciano sempre il tempo che trovano, ma dentro questa scommessa c'è il fatto che questa poi sia un elemento di arricchimento per l'intera collettività, l'intero territorio, l'intero municipio. E questa cosa io credo che sia estremamente possibile, nel senso che dalla potenzialità a farla davvero dobbiamo trovare delle forme, ma insomma c'è sicuramente la possibilità che ciò avvenga davvero. Faccio una considerazione finale sul titolo, no? Proprio sugli spazi pubblici, se no parliamo soltanto di questo. Cioè nell'interloquire con questa composizione sociale e più in generale nell'interlocuzione con una città, è evidente che la dimensione spaziale è un elemento prioritario. Allora, qui a Roma abbiamo varie situazioni, Gianluca ricordava quelle in negativo rispetto alla rendita, io penso che ci siano però tre tipologie di riuso virtuoso degli spazi pubblici che in questa città si sono affacciati negli ultimi anni e che dobbiamo capire e potenziare nella loro forza d'urto. Il primo è quello che avviene dentro la sinergia con le istituzioni, no? Tipo questa esperienza qua, ne abbiamo parlato, ce ne stanno altre evidentemente su diversi campi,
anche con le università, non soltanto dentro gli ambiti proprio dell'amministrazione pubblica in senso stretto, che hanno dato vita a forme miste, io credo in alcuni casi molto positive, di relazione e di riutilizzo di spazi al servizio della collettività. Una seconda forma più atipica anche per questa città sono un po' l'ultima generazione delle occupazioni cittadine, no? Quelle caratterizzate dall'iniziativa sul campo artistico, no? Il Valle, il Cinema Palazzo, Ostia, insomma alcune situazioni dentro cui le professionalità del campo artistico si sono rimesse in moto dentro un processo di riappropriazione di spazi e hanno tirato fuori energie che stavano sotto, no? Che erano compresse dalla vita di questa città e anche dentro le loro vite individuali, per quanto mi è stato possibile capire. Una terza modalità è quella che guarda invece insomma a forme di ricostituzione, di protagonismo che non abbia né un'interlocuzione col pubblico né che parta da processi di occupazione, ovvero l'individuazione, una mappatura e un'interlocuzione con soggetti pubblici e privati che siano, pubblici o privati che siano, dato al tanto, cioè data la mole, no, di patrimonio dismesso, inutilizzato che c'è qui a Roma, che potrebbe trovare sinergie inedite anche con i privati. E lo dico per un'esperienza concreta, no? Perché rispetto alle ultime 13 occupazioni socio-abitative che ci sono state a Roma, due sono avvenute in questo municipio, e io mi sono trovato dentro un tavolo con un soggetto privato, la proprietà, non gli occupanti che ovviamente hanno tutto l'interesse, che è quella che più sta spingendo perché lì parta un progetto di riqualificazione e quegli ex uffici malconci oggi occupati vengano trasformati dentro un'ottica di contrasto dell'emergenza abitativa. È chiaro che lo fa per interesse, non è che la signora Armellini in questo caso lo fa perché ha scoperto un animo buono, no, lo fa perché aveva degli uffici che da due anni non affittava, chiude anche un'occasione, ma è altrettanto evidente che sia su quel terreno della necessità materiale socio-abitativa in questo caso, sia su investimenti di carattere diverso, su un terreno di iniziativa culturale, su un terreno di luoghi per il lavoro, luoghi da destinare ai lavori, su questo c'è da fare una scommessa anche rispetto ai soggetti privati di questa città, che tanto che ci fanno con tutta quella mole di patrimonio che si trovano a marcire, no? Perché poi stiamo dentro una precisa congiuntura di appartamenti che storicamente sono vuoti, no? Da quando ce lo ricordava il sindaco Argan, ha una congiuntura nuova con oltre 50.000 invenduti, quindi roba nuova fatta che sta lì, ora uffici, più spesso case, e che restano con le chiavi dentro la sede della società di costruzione. Ecco, dobbiamo investire anche su questo terzo aspetto, perché la mappatura che facciamo deve avere anche questa caratterizzazione. I luoghi nati per il lavoro, gli uffici, il direzionale in senso generico, come si dice, della catalogazione, vengano messi a disposizione per questo tipo di esperimenti, per questo tipo di espressioni, soprattutto laddove restano invenduti e inutilizzati, dentro una sinergia con i soggetti pubblici e dentro un investimento sui soggetti diffusi che possono caratterizzarli e possono dargliene atto. La signora Armellini tra l'altro era una mia cliente, per caso insomma. Marta Bonafoni della Regione. Che cosa? Ah. No, ti volevo dire che io insegno in un'università di design, no? Abbiamo avuto due settimane fa la visita del nostro sindaco Alemanno. No, vabbè, insomma, dei romani, insomma. E il quale ha detto di fronte a tutta questa platea, non so se c'eri anche te, lo vedi, a me mi hanno messo in mezzo subito, il quale lui candidamente di fronte a tutta questa platea fatta di docenti, di studenti, eccetera, eccetera, dice ma i problemi della grafica, del design, della comunicazione, di tutto questo mondo che lavora intorno, creativo, effervescente, ma sono tutti risolti, perché qui a Villa Ada di fronte faremo la casa della grafica. Io credo che siano proprio, ecco, di questo tipo di operazioni che non abbiamo bisogno, insomma. Cioè, noi stiamo parlando di territori, di riuso del patrimonio, non stiamo parlando di operazione di facciata.
le ultime ricerche sui lavoratori della conoscenza, chiaramente non sono solo legati al design, siamo diciamo 600.000 a Roma, cioè, insomma è un esercito. Ora, fare le case del design, le case dell'architettura, credo che siano esperienze che sono già terminate, oltretutto malamente. Ecco, abbiamo, diciamo, avuto un'esperienza, diciamo, della precedente gestione politica che è stata disastrosa per quanto riguarda il comune. Per la regione, diciamo, non ho parole. Come intendete ricominciare, vista l'eredità? Grazie. Mi sa che nel frattempo salutiamo Andrea. Ciao. Beh, tipo che faccio una conferenza da sola, va bene. Siete pronti? Ciao. No, mi fa piacere questa introduzione che hai fatto, nel senso che poi questa cosa delle case, no, è una delle tante eredità che nel passaggio di consegna adesso rivendica Le Manno, ma che ahimè sono state concepite da teste vicine a noi, no, in qualche maniera. Per cui sono dentro quella contraddizione che direi spazi e sperimentazioni come queste dovrebbero dirci e convincerci di archiviare definitivamente per aprirci a modelli nuovi. E lo dico anche perché con la regione luogo, diciamo, ameno, dove sono planata da tutt'altra vita professionale, io facevo la giornalista, per cui ecco, non sono qui a portarvi la competenza di chi ha esercitato il mestiere della politica o dell'amministratrice Radio Popolare, esatto, e dove però appunto con anche dei processi di osservatrice, no, sono arrivata con delle competenze anche conoscendo realtà come le vostre. E alla regione una delle prime cose che sono arrivate sul mio tavolo è stata la questione della città dell'altra economia, adesso senza entrare nel merito, però anche lì, no, il meccanismo della città quanto è stato poi smentito dai fatti, dove la città non è stata, dove la piazza del mercato di Testaccio non sapeva neppure che esistesse questa fantomatica città, e poi la storia, diciamo, ha preso altre e numerose pieghe, come troppo spesso accade ai nostri mondi, che mi pareva fosse anche dentro la tua introduzione come auto. Esattamente, ma d'altra parte, e ci arrivo, volevo anche ringraziarvi dell'occasione, insomma ringraziare chi anche è andato, perché devo dirvi che ragionare sulle delibere, in questo caso in questa tautologia uno spazio, è per me che quantomeno appunto ho quest'idea che spero si mantenga così bella, positiva, costruttiva, eccetera, no? Del mio nuovo ruolo faccio un sacco di fatica, perché a proposito di casse, noi è un mese e mezzo che combattiamo con la cassa vuota, con cifre astronomiche tutte negative, no? Questi 22 miliardi di debito, 9 miliardi di creditori, cioè sono cifre che io fino all'altro giorno leggevo sui giornali e che adesso mi rendo conto sono vite, servizi che non ci sono, possibilità che vengono a mancare, eccetera. Allora questo spazio che improvvisamente forse diventa nuovamente uno spazio mi sembra rivoluzionario, no? Questo spazio dove io sono stata a presentare con la radio dei libri lo vedo già trasformato e sono passati non troppi mesi e mi rendo conto di cosa significhi, no? Laddove questo spazio era già bello, ma dove si accendono opportunità, in tanti casi è molto più che un'opportunità quella da accendere, è persino una luce, no? Ci sono spazi che sono silenzio in questa città, in questa regione, ci sono spazi che sono punti bui, ci sono spazi insicuri che fanno le politiche dell'insicurezza accanto a una luce che non si accende, e quindi mi pare che siamo dentro una grandissima possibilità, no? E questa possibilità ci arriva appunto nel momento anche della resistenza alla crisi, anche se voi credo che stiate già dimostrando, un po' la vicenda con la provincia l'avevo seguita appunto dal giornalista, che però c'è anche molto altro, no? Cioè, perché credo che anche questa fase resistenziale debba finalmente finire e arrivare alla costruzione. E io penso che questo sia già un modello di risposta. So che il Presidente ha detto 200 punti in tutta la regione di co-working. Posso assicurarvi che è una cosa che, oltre a essere sul programma, che dal mio punto di vista
bisogna anche che cominci a essere la Bibbia della politica, nel senso basta con i programmi che poi restano, no? E personalmente, essendo stata eletta nel listino, come dire, quello è il mio punto di riferimento anche di fronte ai poteri forti che ci sono nel nostro mondo e nella mia maggioranza. Però lo sento che viaggia il concetto, lo sento, ve lo raccontavo prima fuori microfono dall'assessora Ravera, che ha detto che la prima cosa sarà fare la mappatura degli spazi di questa regione vuoti, inutilizzati, di proprietà della regione, e quindi metterli a bando e quindi farli finalmente connettere con realtà di produzione sociale, di cultura, eccetera, eccetera, che già esistono e che viaggiano un po' ramenghi, no, per i territori. E questo non l'ha detto in un corridoio, l'ha detto mentre si verbalizzava in una commissione istituzionalmente aperta dal presidente della Commissione Cultura. E quindi, come dire, è un altro atto, così come le start-up e quel discorso sta già viaggiando, nonostante siamo appunto nella fase del far di conto, del bilancio da approvare in fretta e furia, dei tagli ai costi della politica, perché stiamo passando da questo purgatorio sacrosanto, ma che vi assicuro essere frustrante, perché noi appunto dobbiamo scontare una pena che, diciamo, non è solo di Fiorito, ma del sistema che ha preso la faccia brillante da questo punto di vista ed esaustiva di Fiorito, e che però ancora non ci sta permettendo di mettere in campo le politiche. E qui arriva le opportunità, che mi pare siano, diciamo, declinabili in tre diversi aspetti. La prima è l'opportunità che finalmente l'istituzione, ed è evidente che se la filiera, a proposito di filiere, si chiuderà, e cioè se chi era seduto qui, municipio, comune, regione, avranno, visto che il governo, diciamo, ha preso un altro tipo di strada, però ecco, se questo cerchio dei territori locali si chiude, è evidente che le opportunità potranno essere moltissime. Ciò non toglie che la regione ha delle competenze enormi, noi possiamo legiferare, possiamo rivivificare leggi buone che già esistono e che sono state lasciate nei cassetti a marcire mentre tutt'altro veniva fatto con l'istituzione regionale, anche i progetti a pioggia, anche il denaro pubblico, che sarà pure poco ma c'è, e che è stato dato, no, a progetti che avevano non le gambe per camminare, ma le facce di quelli che conoscevi, e in qualche maniera quello era il criterio da utilizzare. Io credo che finalmente l'istituzione, dal momento che è l'istituzione che a livello nazionale ha toccato il fondo del rapporto con le possibilità dei cittadini, no, e quindi anche della fiducia dei cittadini, visto che ci è capitata questa grande opportunità che ha preso anche la storia di Nicola Zingaretti, che non a caso probabilmente è stato, no, fra chi ha finanziato la partenza di un progetto come questo di Mille Piani, credo che questa opportunità noi non ci possiamo permettere di lasciarcela sfuggire. Proprio perché in ballo c'è moltissimo, cioè c'è economia del territorio, c'è riconoscimento di cittadinanza, c'è anche innovazione, no? Tutti ci riempiamo la bocca di Europa, e l'Europa ha voglia se ci ha dato una pista da questo punto di vista, allora finalmente facciamo la nostra l'Europa, a partire dal Lazio. E c'è quindi un'istituzione che finalmente deve guardare in faccia la realtà, che non è il proprio ombelico, ma è quello che gli sta intorno, e però non rassegnarsi al fatto che il sistema è malato, che la crisi è nera, no? Perché invece le opportunità nella crisi comunque, contro tutto e contro tutti, hanno continuato a crescere. C'è il discorso, ed è il secondo, dei privati, lo diceva Andrea, no? Questo, secondo me, non troppo felice tsunami tour dal nome, che ha invaso la regione come primo atto dei movimenti, di fatto, dall'insediamento della giunta, al di là centralissimo del tema emergenza abitativa, se tu andavi a scartabellare rispetto alle tante vertenze che quelle 13 occupazioni hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica, ce ne sono moltissime che parlano di potenzialità simili a questa. Pensa a tutto il tema sul diritto allo studio, i servizi agli studentati, no? E quindi la cultura che incontra le università, altro elemento che in questa regione va, come dire, scosso, perché le università anche sono state negli anni portatrici di interessi particolari, nonostante istituzioni pubbliche. Quanto l'università si è messa in circolo e tolta dal fortino dei baronati, degli interessi anche economici, delle fondazioni, può restituire in termini di creatività, fare società, eccetera, eccetera. Di nuovo penso che voi ne siate una possibile dimostrazione. E quindi piegare finalmente il privato agli interessi della collettività, che sono anche interessi nuovi, poi nuovi. Voi quanti anni è che, come dire, resistete a un sistema che non vi riconosce, eppure esistete?
e quindi finalmente, come dire, recuperare quel gap e però provare anche a rilanciarlo. Terza cosa che credo che l'istituzione ieri, nel presentare la delibera sul libro, la ragazza di Tropico del libro mi diceva, dice, perché l'istituzione deve essere in grado di mettere in circolo empatia, perché noi movimenti non ce la facciamo, no, da soli. Allora ecco, io capisco, cioè ognuno si prende, come dire, le responsabilità del caso, però credo che anche dal punto di vista dei movimenti, per movimenti intendo veramente quella galassia variegata con la quale anche l'interlocuzione vostra è attiva, e non è semplice, perché non è semplice nulla nel mondo che siamo a rappresentare. Io credo che anche lì bisogna che ci si guardi in faccia e si dica: è finito il tempo, no, del pregiudizio, della distanza di soggetti che, siccome credono di essere portatori di interessi gli uni migliori degli altri e più puri degli altri, allora in quella purezza io non mi mischio. Ecco, penso che ci sia anche un, come dire, un criterio di maturazione che va effettuato, dove credo anche sia giusto che il primo atto sia fatto dall'istituzione, però sempre riandando alla delibera, lo dicevo prima, io sono anche un po' stufa a dover ogni volta guardare alla delibera 26 del 1995 come elemento, diciamo, primo e ultimo in cui si è toccato un livello di cooperazione, no? Sì, è appunto l'ultima delibera che si ricordi sugli spazi, che ha di fatto, come dire, rimesso in circolo i centri sociali, tolti dalla illegalità e permesso l'attivazione di una serie di attività all'interno dei centri sociali. Io andavo al liceo, basta, cioè adesso sono grande, ho un figlio grande, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe anche che ci si emancipasse reciprocamente, no? Rispetto a questa cosa. Io ripeto, i 200... Devo dire, mi era sfuggita la cifra, però me li vado a ricercare e saranno un elemento sicuramente di anche mio e nostro, del consiglio, di chi ci starà, ma comunque non siamo pochi a, come dire, anche a venire dalle professioni, no? In questo caso il listino è stata una roba secondo me abbastanza dignitosa, a differenza di altri listini che ci avevano preceduto, ma poi c'è tutto un pezzo insomma del centrosinistra che seguirà sicuramente, quindi sarà mia cura mettere all'ordine del giorno immediatamente questa cosa, perché credo che siano i classici percorsi che o si impostano subito o sul finire, diciamo, ci sono delle ottime cose che sono datate agosto 2009 in regione. Marrazzo dopo due mesi ci ha regalato la fine, diciamo, no, dell'esperienza del centrosinistra. Ecco, bisogna che invece una delle cose che impariamo e che credo sia passata è che impostiamo da subito un lavoro. Personalmente io sono in questa commissione, anche qui magari, visto che siamo tra noi, vi racconto dei meccanismi, anche le commissioni alla luce dell'abbattimento dei costi della politica sono diventate 8, erano più di 20. E però da questo punto di vista ci sono una serie di deleghe che adesso si trovano a lavorare nelle medesime commissioni, che per discorsi di questo tipo, se ben utilizzate, sono virtuose. E quindi io credo che, ecco, la considero quasi, come dire, una riunione di lavoro allargata. Se noi da subito riusciamo ad impostare un lavoro comune, quanto prima mettiamo in carreggiata un discorso che, peraltro, essendo già stato avviato con soggetti che coincidono, credo che possa avere stavolta sì le gambe per camminare. Grazie, grazie Marta. Sì, certo, è molto importante. Vogliamo ricordare che comunque tutto questo progetto di Mille Piani è un progetto che di fatto è a costo zero, nel senso che noi parliamo solo di riuso del patrimonio pubblico, non parliamo che gli enti locali debbano finanziarci, nel senso, poi ci sono tutta una serie di strumenti che sono per esempio gli finanziamenti agli start-up d'impresa, che sono tutte protocolli e procedure che sono già in atto e che vanno semplicemente usati riqualificandoli, perché distribuire del denaro a pioggia, dicendo bene, insomma, comunque in maniera irrazionale, pochi a tutti, con, diciamo, chiaramente un approccio molto clientelare, non è servito allo scopo che avevano, cioè far crescere quel tessuto di microimprenditoria del nostro territorio, che di fatto è rimasto tale qual era, cioè
dopo il periodo veltroniano, dopo i grandi finanziamenti del giubileo al nostro mondo professionale, dal 2008 con la crisi che si è abbattuta, diciamo, abbiamo avuto delle grosse sofferenze, diciamo, come comparto. Beh, insomma, in tutto questo non servono i 10-20 mila euro a pioggia distribuiti, servono delle politiche sul lavoro, e una parte di queste politiche sono certamente un ragionamento sugli spazi, da una parte, ma anche sull'organizzazione produttiva, perché noi chiaramente questi ultimi 20 anni, diciamo dalla crisi del sistema economico dei distretti produttivi, che voi tutti sapete, cioè sono quelle filiere che si sono create in determinati territori a una certa vocazione produttiva, che avevano, diciamo, impiegavano in larga misura il lavoro creativo, la produzione di nicchia, la produzione sul design. E tutto questo, nel momento in cui è finito quel tessuto, è anche finito il tessuto delle piccole e medie imprese che lo sostenevano, e noi lavoratori della conoscenza ci siamo ritrovati sempre più individualizzati, è esploso quel sistema e siamo trovati sempre più soli, sempre più a lavorare dentro casa, e quindi a ridurre i budget, a ridurre le aspettative, ecco. Quindi quello che noi dobbiamo fare è certamente fare un ragionamento sugli spazi, ma soprattutto fare un ragionamento su come si deve produrre oggi nell'economia del terziario avanzato. E certo non si può produrre in maniera così autoreferenziale, cioè bisogna ricostruire quelle famose filiere che in qualche modo hanno reso anche il design famoso in tutto il mondo, e sono una 15-20 anni a questa parte che purtroppo, diciamocela tutta, non è più così. Io vi ringrazio di aver partecipato, è stato un incontro molto interessante, ringrazio i nostri interlocutori e credo che ci vedremo molto spesso da ora in poi. Avete qualche domanda? Approfittiamo che c'è Marta. Ecco qua. Intanto saluto Marta Bonafoni, sono Claudio Bocci di Federculture. Ci conosciamo per altre vie, ma in questo momento voglio portare il saluto di Federculture, ringrazio dell'invito e dare anche un messaggio ai giovani che vedo qui presenti. Intanto mi sembra che questa iniziativa sia assolutamente importante, di alto valore simbolico, in un momento in cui appunto l'economia è sempre di più un'economia di conoscenza, di creatività, eccetera. Tra l'altro appunto stiamo immaginando che questo stesso modello possa essere esportato in altre parti d'Italia. C'è un ragionamento che stiamo avviando anche con i nostri amici di Mille Piani. Ma quello che volevo segnalare, vedo tantissimi giovani e questo mi dà veramente tanto conforto, molto piacere, è segnalare, lo segnalo anche a Marta Bonafoni che ormai ha questo incarico istituzionale e che appunto, forse ne avete già parlato, sono arrivato un po' tardi, ma voglio ripeterlo perché mi sembra importante, siamo alla vigilia del nuovo quadro di fondi comunitari 2014-2020. E uno dei programmi importanti che la Commissione Europea, tra cui abbiamo anche una ex consigliere regionale del Partito Democratico, che adesso è diventata europarlamentare, Silvia Costa, che è relatrice di un programma che si chiama Europa Creativa e che sostanzialmente sostiene, sviluppa, supporta proprio le imprese creative. Nella consapevolezza molto presente in Europa, a Bruxelles, meno diciamo nel nostro paese, che questo tipo di imprese, questo tipo di lavoro basato sulla conoscenza siano proprio la piattaforma su cui ricostruire un quindi non siamo soli, non siete soli, e quindi vi invito anche per quello che sarà possibile la regione a facilitare in questo senso il lavoro dei giovani, perché questo programma ha delle opportunità molto importanti, ci sono oltre 1 miliardo di euro su base settennale, ma lo sappiamo, queste imprese poi non hanno bisogno di molte risorse, hanno bisogno di supporti, di servizi. Noi parlavamo l'altro giorno della possibilità che questo spazio, per esempio, si attrezzi anche per, come centro di competenza per affiancare i creativi a redigere i programmi, no? Quindi a metterli insieme, a fare rete tra di loro e a costruire partenariati e a costruire anche la possibilità di fare programmi europei, partecipare ai bandi europei e attraverso questo candidarsi a un orizzonte
di sviluppo, di crescita professionale, individuale, personale, nella creatività tutto questo sta insieme, che credo sia molto importante per i giovani. Ecco, quindi soltanto un saluto, un ringraziamento e un apprezzamento per il lavoro di Mille Piani. Grazie a te e all'interessamento di Federculture. Allora, volevo dire che ospitiamo sabato l'Assemblea Nazionale di ACTA. Se Adele Olivieri vuole dirci due parole, sarei molto contento. Ci spiegasse che cos'è ACTA e qual è la sua, diciamo, mission. Buonasera a tutti. Questo non era assolutamente previsto, questo intervento, per cui cercherò di essere breve. Come diceva Enrico, io faccio bene. Innanzitutto ringrazio per gli interventi. Mi dispiace che sono andati via Andrea e Gianluca, perché sarebbe stato bello proseguire un pochino il dibattito con domande e risposte, però insomma speriamo che non mancheranno le occasioni, insomma, per poterlo fare. Dunque, faccio parte di un'associazione che si chiama ACTA, che forse alcuni di voi conoscono già. ACTA sta per Associazione Consulenti del Terziario Avanzato, è un'associazione che è nata a Milano nel 2007, circa, mi sembra, e raduna al suo interno appunto esponenti di queste nuove professioni autonome, non catalogabili all'interno appunto dei tradizionali ordini, degli albi professionali, eccetera. Credo che la peculiarità che ci contraddistingue è il fatto che non siamo tutti appartenenti a una stessa professione, ma al nostro interno, nella nostra compagine, ci sono esponenti di appunto attività differenti, quindi io faccio la traduttrice, ma ci sono informatici, ci sono consulenti d'azienda, ci sono statistici, insomma abbiamo comunque veramente una compagine molto eterogenea. E come dire, l'associazione nasce dall'idea che diceva, esprimeva benissimo prima Enrico, che in realtà non ha senso, o meglio, non è che non ha senso, ma è troppo limitato pensare di fare rappresentanza oggigiorno con riferimento unicamente a quelle che sono specifiche figure professionali. In Italia ne esistono a bizzeffe, di associazioni di traduttori credo che ne esistano almeno tre, per non dire di più. È chiaro che queste associazioni hanno una funzione utile per portare avanti rivendicazioni che possono essere specifiche a un singolo. Vedo che il signore fa così, le dico, io non sono iscritta a nessuna associazione di traduttori. No, nel senso, per dire, per carità, diciamo, possono essere utili per portare avanti tutta una serie di rivendicazioni, di istanze legate a specifiche professioni o a specifiche appunto figure professionali. È pur vero però che secondo me, o secondo noi anche, secondo diciamo, tutti i membri dell'associazione di cui faccio parte, in realtà i problemi veri, quelli che rendono difficile oggi essere lavoratore autonomo, non sono specifici a una singola professione, perché le questioni previdenziali, le questioni fiscali, i problemi di ritardo di pagamenti, i problemi della mancanza di tutela, eccetera, sono trasversali. Allora, per quanto questo sia una banalità a dirlo, l'unico modo di riuscire a fare numero e l'unico modo di riuscire veramente a diventare forza d'urto e cambiare, come dire, un po' anche questa mentalità che c'è ancora da noi, che vede l'unico lavoro, come dire, vero, diciamo, quello che si fa in fabbrica, in azienda, in ufficio, presso la pubblica amministrazione e tutto l'altro, come dire, appunto, sì, un po' questa galassia difficile da capire, difficile da interpretare. Peccato che ormai l'equilibrio sta cambiando e sta cambiando sempre più rapidamente, perché molta gente sceglie di essere lavoratore autonomo, molti sono costretti a farlo per mancanza di altre opportunità, molti magari ci arrivano perché a 50 anni vengono licenziati e non hanno altre alternative, e c'è un continuo, come dire, una continua osmosi tra queste due realtà, un continuo passaggio. E pensare ancora di ragionare secondo linee rigide, schemi rigidi che vedono certi gruppi di lavoratori separati da certi altri non ha molto senso. Quindi diciamo che la nostra associazione ormai da qualche anno sta cercando di portare avanti con grossa fatica e con, diciamo, le risorse limitate di cui disponiamo tutta una serie di battaglie, innanzitutto in campo previdenziale, perché comunque, come dire, un po' per una questione, diciamo, di aliquote, che sappiamo insomma che molti lavoratori autonomi sono iscritti alla gestione separata dell'INPS, hanno questo carico contributivo elevatissimo, eccetera. Un po' però perché, a prescindere dalla cassa in cui si è iscritti, la questione previdenziale pesa sul futuro di tutti noi come un macigno. E finché non si riesce a ragionare in termini di una riforma ampia del sistema pensionistico, che
come dire, una parte corregga certe storture che venivano dal passato e dall'altra però miri a garantire veramente una pensione dignitosa a tutti prima che, come dire, quando saremo anziani, si rischia veramente di andare incontro alla realtà in cui ci troveremo con una generazione di anziani poveri. E quindi questa è una battaglia. E poi naturalmente tanti altri lavori sul fronte fiscale e anche sul fronte, devo dire, culturale, appunto per cercare di far capire che insomma non siamo delle strane bestie difficili, non siamo né, appunto come diceva prima Enrico, siamo precari ma non lo siamo, siamo imprenditori ma non lo siamo, siamo sicuramente lavoratori. Io credo che sia questa la parola, siamo lavoratori. La festa del lavoro è nostra esattamente come lo è per i dipendenti, esattamente come lo è per tutti gli altri. E quindi è tentare di allargare questa visione del lavoro. Io personalmente sono rimasta, e con questo chiudo perché non voglio farvi un pippone così, sono rimasta molto colpita quando ho letto la riforma Fornero e nell'incipit, proprio all'inizio, si diceva: questa riforma parte dal presupposto che l'unico vero tipo di contratto di lavoro è il contratto di lavoro a tempo determinato. Per carità, certo, è meglio avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato che avere un contratto di lavoro a 3 mesi rinnovabile non si sa quando, assolutamente. Però è anche vero che a fianco a quello esistono tutta una serie di altri modi di lavorare a cui va riconosciuta dignità e a cui vanno riconosciute tutele. Perché, ma non perché lo dico io, perché lo dice l'economia in cui viviamo adesso, lo dice le traiettorie lavorative che noi avremo. Nessuno sarà mai dipendente a vita. O per scelta, o per necessità, o per volontà, o per quel che l'è, avremo profili, carriere professionali e traiettorie professionali molto eterogenee. Io sono stata nella mia vita dipendente, partita IVA, CocoPro, ho avuto un contratto a tempo indeterminato, sì, no, credo di averle veramente attraversate tutte. Attualmente lavoro con partita IVA, ma non lo so tra 10 anni, 20 anni che scelta farò, magari non lo so, mi apro un ristorante e divento un commerciante, che ne so. Questo per dire semplicemente che bisogna fare uno sforzo tutti quanti per cercare di allargare, no, il fronte del discorso, soprattutto Enrico parlava prima di narrazione, che mi sembra una bella parola. Noi sabato pomeriggio organizziamo un incontro aperto a tutti i nostri simpatizzanti in cui cercheremo un pochettino di fare il punto della situazione sulle attività che abbiamo svolto nel corso dell'ultimo anno e su quelle insomma che ci proponiamo di svolgere a partire insomma andando avanti, tanto più che insomma viviamo in un periodo piuttosto critico in evoluzione, per cui non sappiamo bene come si metteranno le cose nei prossimi mesi, e quindi se vi va insomma di venire a farci un saluto a partire dalle 14:30 ci troverete qua. Grazie Adele. Sicuramente, concludo, se non ci sono altre domande, noi siamo tutti ben consapevoli che non è certo con l'attacco ai diritti del lavoro dipendente e del sindacato che noi guadagneremo qualcosa in più, ne perderemo tutti, cioè non sicuramente nessuno di noi ha nella testa di contrapporre una guerra tra poveri, tra lavoro dipendente e lavoro indipendente, insomma, anzi, credo che dovrebbero marciare insieme, ma questa è una lunga storia. Se ci sono altre domande, oppure chiudiamo qua. Va bene, ringraziamo Marta Bonafoni e tutti quelli che sono intervenuti.